La monarchia è un trattato in tre libri scritto in latino. La composizione dell'opera, pur con molte approssimazioni, si può collocare tra il 1313 e il 1318. Secondo il critico Edoardo Sanguinetti, la monarchia è un'opera politica che in qualche modo fornisce il corrispettivo teorico e filosofico della riflessione che Dante conduce sulla situazione storico-politica del suo tempo nella Divina Commedia. Il titolo, monarchia, non si riferisce a un generico stato governato da un sovrano, bensì all'impero. Dante scrive il trattato per difendere l'autorità dell'impero contro le ingerenze della Chiesa, che pretendeva sempre di più di poter governare e controllare la sfera temporale, cioè politica, oltre a quella spirituale. Con la stesura del trattato, Dante intende infatti prendere posizione sul conflitto tra Chiesa e Impero, un conflitto che era andato aggravandosi proprio agli inizi del 300 con l'imperatore Arrigo VII, che era sceso in Italia nel 1310 per riaffermare il suo potere sui comuni, senza riuscirvi anche per l'ostilità del Papa Clemente V. Esaminiamo molto brevemente il contenuto dell'opera. Nel primo libro Dante dimostra che l'impero è necessario per garantire il buon ordinamento del mondo, cioè per quella pace universale che rappresenta, a suo avviso, il sommo bene per l'umanità. Nel secondo libro egli dimostra che l'autorità imperiale è frutto della volontà di Dio. Le origini di quel che Dante e gli uomini del suo tempo chiamano impero vanno infatti ricercate nell'antico impero romano, che Carlo Magno cercò di riportare in vita nel IX secolo. Ebbene, secondo l'autore della Divina Commedia, Dio concesse al popolo romano l'autorità imperiale, cioè il potere di governare e pacificare il mondo per prepararlo alla nascita di Cristo e ad accogliere il messaggio cristiano. La conferma di ciò viene dal fatto che, per volere di Dio, Gesù venne tra gli uomini e morì per redimerli dal peccato proprio sotto l'antico impero romano. Nel terzo libro Dante affronta la delicata questione dei rapporti tra il Papa e l'imperatore. Egli sostiene che il Papa deve essere la guida religiosa dell'umanità e avviarla alla felicità spirituale. L'imperatore, invece, deve essere la guida terrena e occuparsi del benessere sia materiale che morale, senza il quale gli uomini non sono in grado di elevarsi spiritualmente.